Ciao ragazzi, sono Ripart. Oggi voglio farvi vedere come sostituire la chiavella sulla bicicletta d'epoca. Mi hanno lasciato una Bianchi da restaurare completamente. Il problema che voglio farvi vedere oggi è questa chiavella che ha preso gioco. Come vedete, il movimento centrale rimane fermo e il pedale si muove, la pedivella si muove. Quindi la chiavella ha preso gioco ed ha il problema di quel giro vuoto che dà la pedivella e quindi è da sostituire. Gli attrezzi che occorrono per fare questo lavoro è una chiave da 10 normale, un martello e un calibro. Prendiamo la nostra chiave. La prima cosa da fare è allentare leggermente il dado senza svitarlo tutto. Poi diamo un po' di svitol, in modo da agevolare lo smontaggio. Facciamo girare qualche secondo, poi con il martello diamo un colpo in questa maniera, così il perno si è mosso ed è pronto per essere estratto. Allentiamo il dado, togliamo la sua ranellina. Ora con piccoli colpi. In questo caso la chiavella è molto ossidata, fa fatica a uscire. Io in questo caso mi aiuto con una vite lunga, così, e diamo dei colpi. Come vedete sta uscendo piano piano. E voilà. Prima di comprare la chiavella vi consiglio di misurarla con un calibro, così, e vedere la sua misura. Questa chiavella misura 9 mm, quindi noi andiamo a vedere nel nostro catalogo dove abbiamo i ricambi, possiamo vedere che ci sono quattro tipi di chiavelle, quindi dobbiamo verificare bene la misura. In questo caso mi serve da 9 mm, questa qui, perché ci può essere da 9, 9,30, 9,50 e 9,05. Ho verificato bene di nuovo la misura con il calibro, mi segna 9, quindi devo prendere questo modello qui. Vado nella mia cassetta di ricambi, prendiamo la chiavella nuova, svitiamo il dado e la ranella. Poi bisogna fare attenzione perché la chiavella ha un verso. Se vedete, praticamente il perno del movimento centrale ha uno svaso e noi dobbiamo cercare di mettere in modo che il foro sia completamente libero, perché altrimenti la chiavella non entra. Ci possiamo anche aiutare con l'inclinazione delle pedivelle, che devono stare dritte, perpendicolari. Inseriamo la nostra chiavella nuova, muovendola. Ora gli diamo dei colpetti per agevolare il montaggio. Ok, montiamo la sua ranella e il suo dado. Iniziamo a stringere. Una volta serrato, non tanto forte, mi raccomando, non stringete troppo perché la chiavella è un po' debole, non sono molto resistenti, quindi evitiamo di stringere troppo. Diamo di nuovo due colpi. Infatti, come vedete, la chiavella è ancora si è allentata. Stringiamo ancora un altro po' e ripetiamo l'operazione. Se non facciamo questo metodo qui, praticamente dopo 2-3 giri si allenta di nuovo, quindi bisogna serrare bene la chiavella fino in fondo. Diamo un altro colpo, si è allentata ancora, quindi andiamo a serrare ancora. Ok, ora il gioco è sparito. Come vedete, il perno del movimento centrale segue la pedivella, quindi non ha più il gioco. Dato che ci siamo, controlliamo anche l'altro perno della pedivella sinistra e facciamo la stessa operazione. Vediamo se è stretto. Abbiamo già gli attrezzi in mano, quindi un controllo fa sempre bene. In questa bici con i freni bacchetta della Bianchi ho riscontrato un altro problema, che è questo, che si è sfilato praticamente il freno bacchetta. Quindi ci sono anche da sostituire questi perni qui che sono arrugginiti, si possono sostituire con degli nuovi. Non tiene più la bacchetta all'interno, quindi conviene sostituirlo.
In descrizione vi metterò il link dove si possono reperire questi ricambi. Bene, spero che il video vi sia stato di aiuto. Mi raccomando, mettete un mi piace, scrivete nei commenti se avete altri problemi sulla bicicletta tipo classica col freno in bacchetta. Magari farò un altro tutorial su altri difetti che hanno queste biciclette classiche qua, che ancora ce ne sono veramente tante in circolazione e che molto va anche un po' di moda, diciamo. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo lunedì con un nuovo tutorial. Ciao ragazzi! Stavo cercando l'età di questa bici, magari c'è qualcuno più esperto di me che conosce l'età di questa bicicletta qua, sicuramente degli anni 70, qui non c'è scritto nulla. Boh, magari scrivetemelo nei commenti di che anno è, così per dare anche un riferimento al cliente.